Loredana Parisi, pianta grani. Ecco, la parola non è quello che insomma potrebbe intendersi. Uno si aspetta da un'azienda. Spieghiamo di che cosa stiamo parlando. Assolutamente sì. Allora, guardiamo in telecamera? Sì. Dunque, intanto ovviamente piantagrani è un nome un po' provocatorio, è vero che noi effettivamente il grano l'abbiamo seminato, ma è anche vero che il grano appunto si semina, non si pianta. È un po' provocatorio perché il piantagrani è un profilo di imprenditore, è un profilo di persona che crede in quello che fa nonostante le difficoltà. Noi praticamente facciamo molto questo lavoro anche di etimologico sulle parole, lavoriamo molto sul senso, sui significati, perché in realtà il nostro è un progetto che ha due anime, quindi da una parte abbiamo l'anima dello storytelling, della comunicazione, del marketing territoriale, perché noi raccontiamo le storie di questi piantagrani, raccontiamo la nostra storia che stiamo andando a sviluppare praticamente nel momento in cui sviluppiamo questi prodotti a base di grano o comunque altri prodotti che stiamo andando a ricercare e sperimentare. È ovvio che abbiamo le capacità, il desiderio di andare a raccontarli, quindi lo facciamo in questo blog che si chiama storiedipiantagrani.blog. Quindi da una parte quest'anima appunto di marketing, comunicazione, storytelling innovativo, perché è molto emozionale, andiamo a recuperare empaticamente quello che è il modo di essere effettivo di questo piantagrani e che cosa poi realizza e quali sono le difficoltà, quindi le intemperie che si ritrova ad affrontare. Dall'altra parte abbiamo la realizzazione di questi prodotti a cui accennavo prima, che sono prodotti a base di farina e di grani antichi che sono stati recuperati sul territorio e messi a dimora in un terreno di famiglia e poi sono diventate farine, sono state molite, sono diventate farine e piano piano stiamo andando a sperimentare un prodotto di eccellenza. Non è semplice, nel senso che è impegnativo andare a sviluppare un prodotto di un certo livello. Il progetto è nato, l'idea è nata un anno fa, il blog, i semi sono stati messi a dimora a dicembre del 2016, quindi abbiamo fatto il primo raccolto in tutti i sensi quest'estate, ora abbiamo le prime farine, il blog è partito tra dicembre e gennaio, precisamente il 15 gennaio e gli altri progetti che stiamo sviluppando, le consulenze alle aziende e tutto quanto sono tutte in itinere, quindi in un anno possiamo dire, oltre ai marchi registrati, di aver fatto un bel raccolto e speriamo di ripartire quest'anno con tantissime altre novità e idee soprattutto realizzate. Grazie per questa opportunità. Davvero molto esaustiva, io la ringrazio Loredana Parisi.